Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Prevista per giovedì 9 luglio alle 10 la seduta di insediamento della nuova Assemblea Legislativa. All'ordine del giorno l'elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti. Il servizio. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria si riunirà per la prima seduta della decima legislatura giovedì 9 luglio alle 10, con eventuale prosecuzione dei lavori nella giornata successiva. All'ordine del giorno della seduta, convocata dal consigliere anziano Silvano Rometti dei Socialisti Riformisti, l'elezione del Presidente dell'Ufficio di Presidenza. Il Presidente può essere eletto nei primi tre scrutini, con una maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea. Dalla quarta votazione, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente invece la maggioranza assoluta dei consiglieri. Dopo l'elezione del Presidente si procede a quella dei due Vicepresidenti. In questa votazione ciascun consigliere può indicare un solo nominativo. Sono proclamati eletti i due consiglieri che riportano il maggior numero di voti e a parità i più giovani di età. L'articolo 46 dello Statuto regionale stabilisce che i tre componenti dell'Ufficio di Presidenza, Presidente e Vicepresidenti, durano in carica 30 mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente dell'Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in carica 30 mesi o comunque fino al termine della legislatura. Fino all'elezione del nuovo Presidente, l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vicepresidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un vicepresidente, si procede all'elezione di entrambi i due vicepresidenti. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. Nelle librerie l'opera in due volumi, Storia dell'Umbria dall'Unità a oggi, promosso dall'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea. I contenuti e le finalità del lavoro illustrati dal curatore Mario Tosti. Il servizio è di Tiziano Bertini. Un'analisi delle linee di sviluppo politiche, sociali, economiche e culturali dell'Umbria che fornisca una chiave di lettura aggiornata della genesi storica di questa regione, utile anche per avviare un nuovo dibattito sull'oggi e soprattutto sul domani di questa complessa realtà regionale. Questi contenuti e le auspicate finalità dell'opera in due volumi Storia dell'Umbria dall'Unità oggi, editore Marsilio, curata da Mario Tosti, presidente dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea e docente di Storia Moderna. È proprio all'interno dell'Istituto per la Storia dell'Umbria che è maturata l'esigenza di realizzare un aggiornamento a tutto campo sulle specificità del Cuore Verde d'Italia. A 25 anni dall'ultimo lavoro organico realizzato da Einaudi nella collana Storia d'Italia, aggiornando contenuti e analisi forniti dalle ricerche più recenti. Su questo tema si sono cimentati 22 studiosi che in altrettanti saggi hanno approfondito le questioni relative a poteri, istituzioni e società, contenuti nel primo volume, e quelle riguardanti uomini e risorse, che sono il tema del secondo. Mario Tosti, docente di Storia Moderna, presidente dell'ISUC, Istituto per la Storia Contemporanea dell'Umbria e curatore del volume. Benvenuto. Grazie. Professore, come nasce all'interno dell'ISUC l'idea, l'esigenza e poi il progetto di mettere mano a un'opera così impegnativa? Dunque, l'idea nasce dall'avvicinarsi del 50 anni di storia regionale. L'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea ha nel proprio statuto proprio l'obbligo, no, di essere custode delle memorie storiche di questa regione, conservare documenti, riflettere sulla sua storia. L'Umbria, sappiamo, è una regione nata soprattutto come aggregazione amministrativa all'indomani dell'Unità d'Italia, con territori che spesso gravitavano verso l'esterno e che dovevano riconoscersi invece come unitari, e quindi è stato sempre uno sforzo quello di dare una identità a questo territorio. La Regione ha contribuito in questo senso, un'identità certo fragile, perché c'è sempre, diciamo, una frammentazione, un particolarismi, municipalismi che riemergono. Ecco, e anche in collaborazione, con lo stimolo, diciamo, del Presidente Marini,
avevamo appunto, abbiamo pensato di riflettere, no, a quasi 25 anni dall'uscita dell'unico volume che sintetizzava la storia regionale, il volume di Einaudi, L'Umbria, curato appunto da Renato Covino e Giampaolo Gallo, ci sembrava opportuno una riflessione che mettesse al centro dell'attenzione questo territorio. 25 anni storicamente parlando non sono molti, ma in realtà, no, appunto, la consapevolezza dei profondi mutamenti che sono avvenuti in questo arco di tempo, storicamente, ripeto, breve, e che hanno interessato l'Umbria, cambiandola anche nelle sue caratteristiche più importanti, economiche, sociali, istituzionali, nella classe dirigente, ecco, è stato l'obiettivo, ecco, del nostro lavoro e di questo progetto, offrire uno strumento nuovo. Bene. Quali sono, a suo giudizio, le novità più rilevanti che emergono dai 22 saggi, tanti sì, sono quelli contenuti nel volume? Ne può indicare, certo, qualcuno? Certo, 22 autori, ci tengo a sottolineare, diciamo, le competenze e le professionalità migliori che sono sulla piazza, docenti, colleghi di universitari, studiosi, ma anche giovani studiosi. Ecco, anche questo ci tengo a sottolinearlo, perché anche questo volume dà il senso un po', no, di una continuità della trasmissione di un, anche se volete, come dire, di un affetto, no, di un amore nei confronti di questa terra che deve essere anche coltivato nelle giovani leve di studiosi e di ricercatori. Oggi, tanto più oggi che sembra appunto che questi studi, magari locali, eccetera, no, dal punto di vista accademico sembrano essere poco considerati, ma in realtà, ecco, le novità più importanti di questi due volumi sono la riflessione nuova sui temi che erano anche al centro della vecchia storia dell'Umbria: l'agricoltura, l'economia, l'industria, le classi dirigenti. Ecco, le vere novità credo che siano sostanzialmente quello, finalmente, di avere trovato un autore che è il massimo esperto sicuramente di storia della massoneria in Italia e forse in Europa, Fulvio Conti, che ha trattato il ruolo di questa associazione, no, nel contesto, diciamo, della selezione delle classi dirigenti e della funzione che ha avuto tutto sommato nel democratizzare, no, questa regione. È un saggio che utilizza fonti inedite dell'archivio del Grande Oriente e questo credo che sia una puntualizzazione importante. Il secondo aspetto nuovo rispetto a quello che era il vecchio volume è una riflessione sulla stampa. Oggi sappiamo tutti quale ruolo fondamentale ha la comunicazione nella politica, nell'economia, negli affari. Ecco. Questa regione è stata sempre un po' non protagonista, no? All'inizio, diciamo, erano le pagine di giornali nazionali che si occupavano, no, delle realtà locali, Messaggero, Nazione, Il Tempo, eccetera. Ecco, il saggio di Paolo Marzani in realtà ha dimostrato come soprattutto negli anni 60 e 70, no, sia l'Umbria un vero e proprio laboratorio in cui si cerca, no, di avere una stampa autonoma, una stampa che riesca appunto a mettere in evidenza quelli che sono stati processi politici, no, sociali dell'Umbria, con molte difficoltà. Molte difficoltà. Si riferisce alle due iniziative editoriali, cioè, proprio Umbre, Corriere dell'Umbria prima e Giornale dell'Umbria, certo, poi. E l'altra riflessione, purtroppo è venuta a mancare un saggio sull'Università per Stranieri, ma ecco, rispetto all'altro, al volume appunto di Einaudi, mette in evidenza il ruolo dell'Università degli Studi. L'Umbria è una delle poche regioni che abbia un'università sola, no? Mentre molte altre realtà regionali hanno visto duplicare le sedi,
C'è stato, come sappiamo, agli inizi degli anni 90 un processo di decentramento parzialmente fallito. Ecco, e capire un po' l'evoluzione e il ruolo della regione, dell'università in una regione come l'Umbria è fondamentale, soprattutto per capire il futuro. Oggi assistiamo ad un processo fortissimo di razionalizzazione e di revisione del sistema universitario e del sistema accademico in Italia. Dobbiamo capire che appunto una struttura che ha più di 700 anni non può essere che protagonista, no, di un futuro, del futuro di questa regione. E infine, se posso, insomma, c'è un aspetto che mi sembra rilevante. Non perché magari l'ha trattato il sottoscritto, ma c'è una riflessione sul ruolo della Chiesa, sul ruolo delle istituzioni religiose in questa regione. Molti dei processi che hanno costruito anche l'immagine dell'Umbria santa, dell'Umbria terra dei devoti, eccetera, è anche appunto dovuta ad un sistema molto radicato, che è quello appunto delle tradizioni, dell'offerta religiosa di una regione, che può avere da questa identità anche sviluppo e risorse. Poi ci sono anche tanti altri saggi, come quello per esempio sull'attività sportiva, sui sindacati. Ma insomma, diciamo che le linee portanti di una realtà regionale, i saggi sono quelli che interessano, insomma, la storia di un'identità, di un territorio, letti in modo diverso, attraverso le fonti diverse, con una lente diversa, perché il crollo delle ideologie indubbiamente ha favorito anche un allargamento, un'apertura, e poi anche appunto questa volontà di scavare in quei fenomeni che si sono rivelati negli ultimi 25 anni. Penso al fenomeno, come dire, nel primo volume c'era un saggio sulle migrazioni dell'Umbria, oggi siamo costretti a verificare che siamo una terra di immigrati e anche, insomma, con fenomeni importanti, e forse riflettere anche su questo è utile. Sicuramente, infatti, una delle fra le novità che emergono è proprio questa relativa all'immigrazione, questione quasi irrilevante alla metà, fine anni 80, adesso un fenomeno importante, come pure è interessante tutta la riflessione sull'imprenditoria, sulla grande, sulla grande industria. Pensate quello che è successo, insomma, non siamo alla crisi di quella regione. Temi sicuramente molto importanti. Un'ambizione del lavoro, e nemmeno troppo nascosta, ma diciamo molto palesata, evidente, espressa, è quella di contribuire anche a quel confronto politico, alla discussione pubblica anche su quello che sarà il futuro regionalismo, questione aperta. Questo in effetti appunto è stato un po', diciamo, anche lo spunto, lo stimolo della Presidente Marini, no? È inutile nasconderlo, insomma, l'Istituto regionale, per motivi diversi, è stato messo in discussione in questi ultimi diciamo, mesi, anni, no? Alcuni dicono, ma forse invece delle province forse bisognava riflettere se era il caso di mantenere le regioni, no? Regioni piccole come quelle dell'Umbria, con 900.000, 850.000, 900.000 abitanti, reggono più in un contesto europeo ormai, no, di dimensione allargata. Ecco, non è che ritorna in ballo quel vecchio progetto della Fondazione Agnelli di una identità regionale allargata all'Italia centrale, eccetera. Ecco, noi con questo volume abbiamo voluto dare un'occasione di riflessione sul futuro del regionalismo in Italia. Però, ecco, partendo da un presupposto, si sta sempre più parlando, qualcuno ha sottolineato, forse ironicamente, dice queste saranno le ultime elezioni regionali. Non lo so, questo spetta ai politici. Questi volumi comunque hanno l'ambizione di segnare e marcare un territorio. Avremo una regione allargata, benissimo, ma sappiate, come dire, che questo territorio ha queste radici, ha queste potenzialità, ha queste risorse, no? Ecco, e da qui ripartiamo. Quindi è un'opera proiettata, sì, certo, che fa la storia, ma è proiettata al futuro. Un'ultima domanda, è in cantiere, in progetto, un terzo volume o una ridefinizione? Ma questo direi con sorpresa durante la presentazione di questo volume nel Salone d'Onore, no? La Presidente Marini, neoeletta,
ha detto forse è il caso adesso di riflettere proprio sulla storia delle regioni, delle sue classi dirigenti, dello sviluppo, del significato, del senso che ha avuto l'istituto regionale in Umbria e quindi una storia degli ultimi 50 anni. Ecco. Credo che sia un'idea intelligente e interessante da portare avanti, perché in realtà, insomma, se pensiamo a quello che ha significato per questi territori, no, l'istituzione della regione, veramente una riflessione storica sempre proiettata al futuro è opportuna, quantomeno appunto per sottolineare quello che, con cui abbiamo esordito in questo tempo, c'è un'accelerazione della storia. Cioè, quello che avveniva e che aveva senso, no? E il cambiamento che avveniva in un arco cronologico molto, molto dilatato, oggi noi lo vediamo verificarsi in un lasso di tempo che dal punto di vista storico è assolutamente, no, insignificante, perché breve. Ma breve non significa appunto che non sia profondamente, profondamente diciamo radicato, no, in una prospettiva di cambiamento. Benissimo. Grazie, grazie professore. Grazie, storia grazie. Dell'Umbria dall'unità ad oggi, un volume importante, molto interessante, di utile ed anche piacevole lettura, utile per la classe dirigente ma anche per i cittadini, per approfondire o addirittura conoscere per la prima volta la storia della propria regione, una regione piccola, sì, vero, ma molto molto complessa e articolata nei suoi vari aspetti. Dalla lettura di questi volumi questo viene fuori con estrema chiarezza ed anche con molta, con molto interesse. Grazie a tutti, grazie, grazie professore. Grazie a lei dell'opportunità. È tutto per questa edizione. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento è alla prossima settimana.